Salve a tutti, amici della Nouvelle Vague Magazine. Siamo qui con il cast di Amore non essere geloso, di Andrea Zanacchi, con la regia di Marco Simeoli, in scena dal 29 novembre, quindi ieri, fino al 18 dicembre al Teatro dei Servi. A Roma. A Roma. E qua davanti a me chi ho? Un cast. Tutto. Abbiamo tutto il cast. Tutto il cast. Siamo tutti. Di Amore non essere geloso. Sì. Da Manuela Bisanti. Sì, sono io, Manuela Bisanti. Ciao a tutti. A Daniela Derogatis. Daniele, sì. Daniele Derogatis. Non vi preoccupate, metto la parrucca se volete. Aspetta, vado giù. Daniele Derogatis. Sì, ecco. Giampaolo Filauro. Io. E Elena Mazza. Eccomi. E quindi grazie per essere qua. Io una prima domanda che volevo farvi, incuriosita appunto dallo spettacolo, era se la commedia è proprio tutta da ridere oppure no. Diciamo che come tutte le commedie all'italiana si ride, ma c'è un comunque un fondo di quella realtà che comunque fa riflettere e può anche gelare, perché comunque parliamo di un argomento che è la gelosia, che ovviamente è molto divertente, ma che può causare all'interno delle coppie anche dei momenti comunque di crisi vera, no? Perché insomma la gelosia può portare a cose anche molto gravi, purtroppo, come sappiamo tutti. Quindi c'è un momento in cui comunque si pensa un po' male, diciamo. Ci si commuove, ci si può commuovere. Però ecco, è una commedia, quindi si ride assolutamente. E da questa diciamo commedia, da questa da questo amore non essere geloso, vi è mai capitato dall'interpretazione fatta di riconoscervi nella gelosia, essendo tutti diciamo una coppia o essendo stati o lo saremo, comunque sia la gelosia, la stessa gelosia provata in prima persona, l'avete mai certo. Sì, ci sono aspetti o momenti in cui magari uno ha una reazione o fa cose o si rapporta con l'altro, che poi effettivamente nella vita ci sono capitate e ci capitano ancora, almeno a me. Sì. Infatti tu sei sempre geloso, troppo, però questi sono dettagli, non ho mai un po' troppo geloso. Quanto basta. Ma anche perché ogni personaggio è proprio anche scritto in modo tale che anche tutti gli spettatori possono riconoscersi in un lato o in un altro, quindi sì, no? Sì, in tutti e quattro i personaggi ci sono delle cose che ci appartengono, assolutamente, chi appartengono. Più chi meno, sì, quindi sì, sì. È bello anche quello, anche assolutamente per quello. Sì. Io come cast vi vedo molto affiatati, quindi vi volevo chiedere quanto vi siete divertiti nel mettere in scena questo spettacolo. Beh, per me è stata una tragedia, però no, nel senso buono, sempre positivo, perché giustamente essendo in sostituzione, nel senso ad Andrea Zanacchi, che poi è l'autore di questo, sì, di questo spettacolo, sì. E naturalmente sono subentrato in questa situazione, ma mi sono subito trovato a mio agio, anche perché mi divertivo. Sono nate subito delle gelosie tra di loro, perché quindi all'altro, poi pure lui si è gelosito perché sapeva che era escluso, e quindi giustamente era escluso. Però sì, c'è una bella energia, sì, poi sì, ci divertiamo sì, tanto. Sì, sì, sì. È uno spettacolo difficile proprio nel montaggio, perché è complicato, cioè è complesso. E tutti sappiamo le commedie come sono belle complesse quando poi devono far ridere o devi avere dei ritmi, anche a livello di personaggi, tipo il mio, per quanto mi riguarda, insomma, aveva delle cose molto difficili da... Sì. Però con loro mi sono divertito tantissimo. Ma un aneddoto divertente che vi è capitato nelle prove? Tra voi? Magari una gelosia vera. Beh, ogni tanto succedono cose che magari lì per lì è un aneddoto, quindi è fuori dal testo, che però c'entra talmente tanto con la situazione e con i personaggi che magari ce lo teniamo. Quindi non so, a parte quando chiamavo te Cinzia, te quelli non so aneddoti, sì, quelli erano proprio memorandum del giorno. Sì, 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 o lui lo chiamavo Lucio, in realtà io chiamavo da solo, praticamente. Mi chiamavo da solo. Quindi che ci può essere stato in più? Beh, oddio, qualche ci battuta stiamo che. È una domanda molto difficile questa, perché non ci sono state cose eclatanti, no, è che no.
È uno spettacolo per noi divertente e faticoso, anche perché siamo praticamente sempre in scena, tutti e quattro. Esatto. E perché le coppie si incrociano, ci stanno dei dialoghi, delle litigate incrociate proprio a livello di testo. Quindi sì, anche perché magari quando c'è una parte di scena che vive, quindi una casa che vive, l'altra comunque è in freeze, ma è attiva in scena, per sì, cui comunque sì, devi essere sì, sì, sempre, ascolti tanto. Quindi uno spettacolo tutto da vedere. Per forza quello è scontato. Quindi non resta che dire merda sempre, e invitare gli spettatori a vedere lo spettacolo Amore non essere geloso, in scena dal 29 novembre al 18 dicembre al Teatro De Servi. Perfetto, vi aspettiamo. Ciao.